Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi o buonanotte. Stasera 26esima puntata solo per tifosi DOC. Stasera andiamo a ricordare un giocatore che io non ho mai visto giocare, perché quando lui purtroppo morì io non ero ancora nato. Mio padre era giovanissimo, quindi mi ha raccontato pochissime cose di questo calciatore perché praticamente non sapeva nulla, il resto me l'hanno raccontato qualche fonte che sapete che io ho in giro. E sapete anche bene che io non mi documento mai su Wikipedia perché a me non piace, cioè a me piace parlare di questi giocatori, delle cose, delle poche cose che so io. Sarebbe troppo facile andare su Wikipedia a consultare, no? Sarebbe facile, ci vorrebbe un secondo. Non mi piace farlo, quindi io dei giocatori che vi presento, ve li presento per le reminiscenze che ho io, oppure per quello che mi è stato raccontato. Stasera parliamo di Carlo Bigatto. Chi era Carlo Bigatto? Allora, Carlo Bigatto era stato, non so se soprannominato oppure era soltanto una metafora, quello che fosse, era stato soprannominato il pirata perché aveva sempre, non una bandana, ma un cappellino in testa e due baffi belli grossi che gli davano un pochino l'aria da pirata, da quello che si racconta. Era un giocatore che ha avuto un difetto e un altro, non so dirlo se era un pregio, ne parleremo fra qualche secondo. Allora, Bigatto era un attaccante velocissimo, dotato di buona tecnica ed era un giocatore che amava molto anticipare l'avversario, cioè riusciva a portargli via la palla in un modo molto veloce e giocava spesso d'anticipo. Questo è quello che mi è stato raccontato. Era un giocatore che ha vinto due campionati con la Juventus da giocatore, poi ne ha vinto anche uno da allenatore. Queste sono perlomeno le cose che so io. Ed è un giocatore che sicuramente ha giocato diversi anni, non so se 6 o 7 anni alla Juve, credo qualcosa del genere, quindi comunque ha lasciato un'impronta. Ed è un giocatore, tra l'altro, che aveva un altro giocatore che si chiamava come lui Bigatto, e che ha giocato però solo un anno alla Juventus, da quello che almeno un anno o due, non mi ricordo. E Bigatto aveva un difetto che purtroppo io penso sia stata la causa della sua morte: era un grande fumatore. Mio padre mi ha raccontato, dice: guarda, se ti vai a documentare lo troverai, perché era uno di quelli che fumava non so quanto, una ciminiera fumava meno. Questo è il difetto. Io credo che sia stato questo forse il motivo che l'ha portato alla morte, presumo, perché non ho notizie in merito di che malattia sia stato, però non è morto di morte naturale, ma è morto di una malattia. Tra l'altro è morto anche molto giovane, perché aveva 47 anni, ed è morto, se non mi ricordo male, nel 1942. E poi aveva un altro difetto, pregio, non lo so, questo lo direte voi. È stato forse l'unico giocatore che alla Juventus non ha chiesto soldi. Lui non voleva essere stipendiato, non so se era uno che aveva un'azienda familiare, era un proprietario terriero, non so che cosa lui avesse di preciso, ma qualcosa del genere credo che avesse. E non ha mai voluto essere stipendiato dalla Juventus. Cioè, questa è una cosa, se ci pensiamo bene, questa è una cosa veramente curiosa. Veramente curiosa. Poi se pensiamo in quegli anni, che certamente non è che il gioco del calcio portasse già quei guadagni, ma neanche quelli che sarebbero venuti 20 o 30 anni dopo, voglio dire già negli anni 50, 60, 70, già in quegli anni lì. Oggi il calcio vero e proprio, i soldi ci sono oggi, ci sono sempre stati nel calcio, ma sicuramente non a quei livelli. Ebbene, lui ha avuto il coraggio di non volere mai essere stipendiato dalla Juventus. Io credo che sia, personalmente, per me un grande pregio, perché quello sicuramente è il vero attaccamento alla maglia. Io credo che il vero attaccamento alla maglia, come lo si può dipingere per questo giocatore, credo che per nessun giocatore lo si possa dipingere. Praticamente questo è un giocatore che alla Juventus ha giocato gratis. E non è facile. Non è facile immaginarselo nel mondo del calcio, anche perché poi
come io vi ho sempre detto, il gioco del calcio dell'epoca era un altro calcio, un calcio sicuramente più fisico di quello di oggi, più fisico non perché oggi non sia fisico, sia ben chiaro, ma proprio perché una volta non c'erano le cose mediche che ci sono oggi, non c'erano, cioè, una volta si menavano e basta, andavano in campo, si davano le botte, dopo si andava a mangiare una birra tutti insieme e li finiva. Ed era un calcio forse più vero, più vivo di quello di oggi. Sicuramente i palloni pesavano di più, ma questo lo dico spesso in molti video, proprio perché era un calcio diverso, sicuramente più fisico di quello di oggi, secondo me. E sicuramente Bigato ha fatto parte di una Juventus che comunque è stata discretamente vincente, un giocatore che ha fatto parte anche della nazionale per diverse partite, un giocatore che comunque alla Juventus è ricordato in un modo importante, perché se noi pensiamo che, questo me l'ha detto un amico che è stato alla Juventus Stadium non più di 6-7 mesi fa, e lui mi ha detto, di questi c'è molti sagome di giocatori, c'è anche quella di Bigatto. È sicuramente una cosa che faccio. Io tra l'altro dovrò andare allo Juventus Stadium, penso nel mese di marzo, se tutto andrà bene, e ci andrò veramente molto volentieri per vedere, perché non vedo l'ora di entrare nel museo della mia squadra, e cosa che non ho ancora mai fatto e che farò presto. E quindi sicuramente Bigatto è uno di quei giocatori, di quegli uomini da veramente da andare a vedere, da scoprire, perché io sono convinto che quello che vi ho raccontato io di questo giocatore è una minima parte. Però i video che faccio io, come vi dico sempre, non li faccio dopo essermi documentato, li faccio tramite le mie fonti, perché a me piace questo, a me piace dirvi il nome, poi magari vi andate a documentare voi sul resto. Sicuramente deve essere stato un discreto personaggio questo giocatore, ne sono più che convinto. Documentiamoci anche su Bigatto. Ogni tanto mi viene in mente il nome Gabetto, non so perché. Comunque, detto ciò, si chiama Carlo Bigatto. E invece, aggiungo una piccola postilla, l'altro Bigatto è stato, come vi dicevo prima, un anno o due, credo, alla Juventus soltanto, ma da quello che risulta non penso che abbia lasciato una grandissima orma. Mentre invece Carlo è uno che ha lasciato un'orma veramente importante alla Juventus per meritarsi la sagoma allo Juventus Stadium. Ci sentiamo alla prossima con il prossimo. Buonanotte a tutti voi, ragazzi.